Fin dagli albori della letteratura, il mistero che si cela sotto la crosta terrestre è stato esaminato da poeti, scrittori e studiosi. Dante Alighieri va proprio sottoterra con Virgilio nella Divina Commedia e Giulio Verne, in Viaggio al centro della Terra, immagina l'interno del nostro pianeta come un viaggio fantastico. Spingersi oltre i margini, gli ostacoli che Madre Natura ci impone è da sempre un desiderio dell'uomo e di conseguenza degli scienziati. È un po' il mito di Ulisse che oltrepassa le colonne d'Ercole. Conoscere è un desiderio innato della nostra specie. Per il ricercatore scoprire cosa si celi sotto il rivestimento terrestre è un'esigenza da molto tempo, ma i limiti della nostra tecnologia sono innumerevoli, come vedremo, e oggi siamo ben lontani non solo dal raggiungere il centro della Terra, ma anche solo andare oltre la sua parte superficiale. In piena epoca di guerra fredda non ci fu solo la corsa allo spazio, ma si fece anche una corsa al sottosuolo, se così possiamo definirla, con la realizzazione di macchine in grado di scavare in profondità. Negli Stati Uniti il primo progetto ebbe inizio nel 1957 e venne nominato Project Molol e si stabilì al largo della costa del Pacifico del Messico con l'obiettivo di ottenere campioni della discontinuità di Mohorovicic o Moho, il confine fra la crosta e il mantello della Terra. Il progetto fu portato avanti da un gruppo di scienziati chiamato American Miscellaneous Society, con finanziamenti della National Science Foundation, ma fu mal gestito a livello politico e la Camera degli Stati Uniti lo privò dei finanziamenti nel 1966 e quindi non raggiunse mai dei risultati significativi. Pochissimo tempo dopo, i rivali russi iniziarono le loro operazioni di trivellazione vicino alla città di Zapoliarni, nella parte centro-occidentale della penisola di Kola, un luogo a livello della superficie freddissimo, caratteristica che avrebbe dovuto aiutare le operazioni. Il progetto venne chiamato Pozzo Superprofondo di Kola, con un nome russo che vi lascio scritto qui perché lo pronuncerei in modo alieno, traducibile come il Profondissimo Pozzo di Kola. E cominciò il 24 maggio del 1970. I russi si prefissarono l'obiettivo entro il 1990 di raggiungere i 13 chilometri e infine i 14 chilometri entro il 1993. Ma gli scienziati non avevano fatto bene i conti con la variabile più importante di tutte, la temperatura. I geologi avevano stimato che alla profondità di 12 km ci sarebbero stati 100 gradi centigradi, mentre in realtà ce ne erano 180, quasi il doppio. Le punte diamantate delle trivelle venivano maciullate in brevissimo tempo da quel calore. Adesso voglio fare un esempio pratico che ho provato un sacco di volte sulla mia pelle. Pensate a quando fate un foro nel muro con il trapano, che è a temperatura ambiente. La punta dopo un po' scotta terribilmente. Ora, pensiamo alle trivelle che si trovavano a spaccare della roccia a 180 gradi, che sollecitazioni termiche dovessero sopportare. Il sito di scavo venne selezionato perché è vicino allo scudo baltico, con rocce ignee superficiali antiche 3 miliardi di anni, meno studiate rispetto alle rocce sedimentarie. La perforazione mirava anche a studiare i depositi di rame e nickel, in modo da capire come questi materiali si formino a livello naturale. Le operazioni raggiunsero i 9,5 km di profondità nel 1979. Nel 1983 si raggiunsero i 12 km, ma lo scavo fu interrotto per un anno per celebrare il risultato e accogliere altri scienziati che volevano vedere il sito e le tecniche utilizzate. I lavori ricominciarono nel 1984, ma ci fu la rottura della colonna di perforazione, un disastro che non fu più possibile recuperare. Le operazioni ripresero e si deviò di molto dal foro iniziale e la profondità massima non si abbassò in modo significativo. Nel 1989 la perforazione raggiunse il record di 12 km e 260 metri, una profondità verso il centro della Terra a oggi imbattuta. I lavori furono interrotti nel 1992 a causa delle temperature troppo elevate per le teste delle trivelle e anche a causa del fatto che le rocce iniziavano ad ammorbidirsi sempre di più, diventando più simili a materiale plastico anziché a dura roccia. Per tutta una serie di ragioni, fra cui anche alcuni incidenti, fu decretato impossibile continuare a perforare e irrealizzabile arrivare ai 14 km di profondità che ci si era prefissati all'inizio perché si stimò. Ci si sarebbe trovati a operare a temperature prossime ai 300 gradi centigradi. Le operazioni di trivellazione si fermarono alla fine degli anni 90 e il progetto venne definitivamente concluso nel 2005. Le strutture vennero abbandonate e dismesse e nel 2009 la torre di perforazione crollò, lasciando sul campo soltanto le rovine
di questo rivoluzionario progetto di epoca sovietica. Una delle scoperte più interessanti è senz'altro quella del ritrovamento di ammassi di plancton fossile rinvenuti a 6 km sotto la superficie terrestre. I fossili erano incredibilmente intatti, quindi adatti allo studio scientifico, ed è stato possibile distinguere 24 specie diverse di organismi. La perforazione ha anche restituito indicazioni sul modo in cui si propagano le onde sismiche, la composizione delle rocce ad alta profondità e le metamorfosi che queste subiscono a causa delle elevatissime pressioni e temperature che aumentano sempre più in profondità. Abbiamo detto che il pozzo superprofondo di Kola è il più profondo, ma non si tratta della perforazione più lunga mai realizzata. Negli anni 2000 diverse compagnie petrolifere hanno scavato più a lungo. Nel 2008 Transocean in Qatar 12.289 metri, mentre nel 2011 sempre in Russia Exxon 12.345 metri. Ma le perforazioni avevano anche un'inclinazione orizzontale, quindi il record come il punto più vicino al centro della Terra rimane quello del Pozzo di Kola. Una curiosità divertente sul pozzo è una leggenda metropolitana nata nell'epoca pre-internet, anche se sembra una classica creepypasta del web. Nel 1989 iniziò a girare la voce che da qualche parte in Siberia un gruppo di scienziati russi avesse scavato fino a 14,5 km di profondità, trovando una grotta. Nella cavità sarebbe stato calato un microfono che, prima di sciogliersi, vista la temperatura di 1000 gradi, avrebbe registrato un audio di 17 secondi nel quale si sentivano delle urla strazianti, naturalmente identificate con quelle dei condannati all'inferno. Quella stessa notte dal foro sarebbe uscita una vampata di gas, illuminato dalla luna, e poi un enorme demone alato che prima di sparire avrebbe gridato «Ho vinto!». La creepypasta si conclude con il trattamento per la memoria degli scienziati russi che prendono una pastiglia per dimenticare l'accaduto. Tutta questa storiella naturalmente fu associata al pozzo superprofondo di Kola e si produsse anche l'audio delle presunte urla dei dannati in fondo al pozzo. Ve ne faccio sentire un pezzettino, ma non spaventatevi, è tutto finto. La storiella è una completa invenzione a uso e consumo prima delle radio e dei giornali e poi di internet. Nessun microfono resiste a migliaia di gradi di temperatura e soprattutto nessun cavo. Raggiungere i 14,5 km di profondità è poi un sogno per l'uomo, irraggiungibile forse più di quanto non sia raggiungere Marte con un equipaggio umano. Il pozzo superprofondo di Kola rimane un tentativo di grandissimo valore scientifico. Ricordo che non fu fatto per trovare risorse come petrolio o metano, ma con il solo scopo di studiare il sottosuolo della Terra e probabilmente deterrà il suo record ancora a lungo, molto a lungo. Prima di scappare vi ricordo che questo video è stato caricato su YouTube con la velocissima fibra di Spadhausen. Se anche voi volete sfrecciare sul web, seguite il link in descrizione e attivatela gratuitamente. Ciao!